la fascia figurata principale è quella centrale, che ricopre l'intera circonferenza del vaso nella zona di massima espansione. Vi è rappresentato uno dei matrimoni più celebri della mitologia greca, le nozze di Teti e Peleo, i futuri genitori di Achille. Ma chi erano Teti e Peleo? Teti era la più bella delle Nereidi, le ninfe dei mari, figlie di Nereo e Doris, discendenti di Oceano. Secondo una profezia, il figlio generato da lei avrebbe spodestato il proprio padre. Zeus e Poseidon, che ne erano entrambi attratti, venuti a conoscenza del terribile fato di cui era portatrice, rinunciarono a possederla e la destinarono al mondo degli uomini, allontanando dall'Olimpo la sua funesta presenza. Il prescelto fu Peleo, figlio di Eaco, re di Ftia, in Tessaglia. Peleo fece ciò che gli aveva suggerito il dio marino e indovino Proteo. Si nascose dietro un cespuglio di mirto, nella spiaggetta dove Teti era solita andare per riposarsi. Appena Teti si addormentò, Peleo le si avvicinò e l'afferrò con forza, con l'intento di portarla via. Teti, che aveva il dono della metamorfosi, per sfuggirgli si trasformò ripetutamente ora in uccello, ora in albero robusto, ora in tigre striata, ma fu tutto in